Missioni carissime, bentornati per una nuova catechesi sulla Divina Volontà, del ciclo di catechesi Girare nella Divina Volontà. Questa è la settima puntata che va in onda. Come sempre ci uniamo, facciamo subito tutti quanti nel nostro cuore personalmente un atto di unione, un atto di fusione con la Divina Volontà, perché tutto quello che viviamo durante questo tempo possa contribuire con la nostra sempre maggiore conoscenza e unione con questo grande mistero e questo grande dono che è appunto il volere divino, il principio, la fonte privilegiata, meglio sarebbe dire la fonte unica della nostra felicità. Oggi viviamo una giornata molto molto bella a livello ecclesiale, la festa di Santa Maria Maddalena, sicuramente una donna che ha conosciuto la bellezza della vita di unione con Dio dopo l'orrore del peccato, quindi quello che noi dovremmo piano piano sempre più interiorizzare, cioè tasso di infelicità e disperazione direttamente proporzionato dal tasso di lontananza dalla volontà di Dio e quindi dal tasso di vicinanza col regno del peccato. Ci sono alcune anime che l'hanno purtroppo vissuto sulla loro carne e poi però paradossalmente quando si convertono diventano le più agguerrite nella lotta contro il male. Sappiamo che Santa Maria Maddalena è passata alla storia come una grande penitente, quindi è una fonte di grande consolazione per chiunque abbia avuto la disgrazia, diciamo così, di camminare per un certo periodo della sua vita lontano, ecco, dall'amore di Dio, lontano dalla sua amicizia, lontano dalla sua presenza, no? Ecco, quindi ci accingiamo con questo spirito a leggere il brano di oggi, che è dal volume sedicesimo, 29 dicembre del 1923. Il titolo, che è un titolo, diciamo così, opinabile, diciamo così, quindi formulato sulla base del contesto, quindi non un titolo ufficiale, diciamo, del brano. Sappiamo che i brani del Libro di Cielo non hanno titoli ufficiali, sono più o meno poi rielaborati da commentatori, autori e redattori, no? Coautori e redattori. Qui leggiamo come titolo del PDF che io ho a disposizione, che sto seguendo per questo ciclo di catechesi: entrando nell'umanità di Gesù, trovo in deposito tutti gli atti delle creature fatti da Lui per tutti, e seguendo tutti i Suoi atti posso dare al Padre il ricambio per tutti e per tutto. Vengo a mettere il mio ti amo, puntini, puntini. Il testo dice così. Dopo ho fatto la santa comunione ed io, secondo il mio solito, stavo chiamando e mettendo tutte le cose create intorno a Gesù, a ciò che tutte gli facessero corona e gli dessero il contraccambio dell'amore, degli omaggi al loro creatore. Tutte sono corse alla mia chiamata e vedevo a chiare note tutto l'amore del mio Gesù per me in tutte le cose create. E Gesù aspettava con tale tenerezza d'amore nel mio cuore il contraccambio di tanto amore, ed io, sorvolando su tutto e abbracciando tutto, mi portavo ai piedi di Gesù e gli dicevo: amore mio Gesù, tutto hai creato per me e me lo hai donato, sicché tutto è mio, ed io lo dono a te per amarti. Perciò ti dico in ogni stilla di luce, di sole, ti amo, nello scintillio delle stelle, ti amo, in ogni goccia d'acqua, ti amo. Il tuo volere mi fa vedere fin nel fondo, nell'oceano, il tuo ti amo per me, ed io imprimo il mio ti amo per te in ogni pesce che guizza nel mare. Voglio imprimere il mio ti amo sul volo di ogni uccello. Ti amo dovunque, amore mio. Voglio imprimere il mio ti amo sulle ali del vento, nel muoversi delle foglie, in ogni favilla di fuoco,
ti amo per me e per tutti. Tutta la creazione era con me a dire ti amo. Ma quando ho voluto abbracciare tutte le umane generazioni nel volere eterno, per far prostrare tutti innanzi a Gesù perché tutti facessero il loro dovere di dire in ogni loro atto, parola, pensiero, ti amo a Gesù, queste mi sfuggivano. Ed io mi sperdevo e non sapevo fare, onde l'ho detto a Gesù. E lui, figlia mia, pure è proprio questo il vivere nel mio volere, il portarmi tutta la creazione innanzi a me e a nome di tutti darmi il contraccambio dei loro doveri. Nessuno deve sfuggirti, altrimenti la mia volontà troverebbe dei vuoti nella creazione e non resterebbe appagata. Ma sai perché non trovi tutti e molti ti sfuggono? È la forza del libero arbitrio. Ma però ti voglio insegnare il segreto dove tutti trovarli. Entra nella mia umanità e vi troverai tutti gli atti loro come in custodia, per cui ho preso l'impegno di soddisfare per loro innanzi al mio Padre Celeste. E tu va seguendo tutti gli atti miei, che erano gli atti di tutti, così troverai tutto e mi darai il ricambio d'amore per tutti e per tutto. Tutto c'è in me. Avendo fatto per tutti, c'è in me il deposito di tutto e rendo al Divin Padre il dovere dell'amore di tutto. E chi vuole se ne serve per via di mezzo per salire al cielo. Io sono entrato in Gesù e con facilità ho trovato tutto e tutti, e seguendo l'operato di Gesù dicevo: in ogni pensiero di creatura ti amo, sul volo di ogni sguardo ti amo, in ogni suono di parola ti amo, in ogni palpito respiro affetto ti amo, in ogni goccia di sangue, in ogni opera e passo ti amo. Ma chi può dire tutto ciò che io facevo e dicevo? Molte cose non si sanno dire, anzi, quello che si dice molto male, da come si dicono quando si è insieme con Gesù, onde dicendo ti amo, mi sono trovata in me stessa. Allora, come sempre, amici e amiche carissime, facciamo subito una premessa, perché vedremo che affrontando queste, chiamiamole catechesi comunque, questi confronti, diciamo così, con questa raccolta di scritti che è incentrato appunto sul tema del girare nella divina volontà. Girare nella divina volontà è più o meno coincidente con il vivere nella divina volontà, no? Troveremo dei patterns ricorrenti, d'accordo? Perché mentre nel libro di Cielo Gesù ogni tanto richiamano, quindi centellina queste cose, la dice una volta, dopodiché tratta anche di altri argomenti, dopo un po' riprende l'argomento e torna, d'accordo, da buon maestro, no? Qui è una raccolta degli scritti che trattano di questo argomento, quindi inevitabilmente ogni volta che apriremo questo capitolo ci sarà una percezione, come dire, di una almeno parziale, mi si passi il termine, ripetitività. Gesù dice sempre le stesse cose, detto in altre parole, no? E solo che ci sono due punti. Primo, che l'assimilazione di queste cose, più che mai di queste realtà spirituali, a mio modestissimo avviso, richiede la ripetizione. Quindi più le ripetiamo, più ce le rinfreschiamo, più ce le ricordiamo, meglio è.
Secondo, poi, oltre che ricordare di rinfrescarle, bisogna che cominciamo piano piano a fare un pochino di pratica. E anche riascoltare certe esortazioni è uno sprone, appunto, a fare un pochino di pratica. Girare nella divina volontà, vivere nella divina volontà, possono considerarsi quasi come sinonimi questi termini, significa portare tutta la creazione innanzi a Gesù e, a nome di tutti, dare il contraccambio dei loro doveri. Questo ormai è il concetto che dovremmo ben conoscere, no? Quindi il problema grande è che la creazione è uno sbocco d'amore dell'Altissimo, diciamo di nuovo anche noi in termini, la creazione è fatta di creature non intelligenti e di creature intelligenti. Sia le une che le altre sono sbocchi d'amore da parte dell'Altissimo, e quindi amore chiede sempre amore. Ora, il problema è che le creature diverse da quelle intelligenti non possono amare, anche se sono atti d'amore della Santissima Trinità. Un albero non sa amare, non sa dire ti amo. Gli uomini lo sanno dire, ma a Dio ti amo glielo dice quasi nessuno. Allora, girare nella divina volontà, vivere nella divina volontà vuol dire, uno, noi che possiamo riconoscere gli infiniti ti amo di Dio, e due, ricambiarli tutti. Ecco perché ti amo nello scintillio delle stelle, in ogni goccia d'acqua, nel fondo dell'oceano, nel pesce che guizza nel mare, nel volo di ogni uccello. Mettere il ti amo nelle creature ragionevoli e mettere il ti amo in nome e per conto delle creature ragionevoli, come Gesù stesso e la Madonna stessa hanno fatto durante tutta la vita terrena. Questo è un ripasso ancora, quindi è un ripasso attualizzato che abbiamo di oggi. Come sappiamo dal Libro di Cielo, tutti i miei atti, tutti i tuoi atti sono stati tutti quanti rifatti da nostro Signore Gesù Cristo in maniera perfettissima, in modo tale che anche se io dovessi fare una vita totalmente disordinata e Dio non voglia perduta, andare in perdizione, tutto quanto l'amore che Dio ha profuso per me, per crearmi, per mantenermi nell'essere, eccetera, eccetera, non va disperso e sperduto e soprattutto non va mutilato, perché amore sempre con amore si ricambia. Questa è la cornice fissa, ecco, che noi dobbiamo piano piano imparare, no? È chiaro che noi saremo attivi nel ricambio di amore tanto più quanto diventiamo per certi aspetti contemplativi, quindi impariamo a vedere, a guardare l'amore di Dio in tutte le cose, a prenderlo, a farlo nostro, a goderne anche, eh? Dice, nella divina volontà si impara a godere? Certamente sì. Certamente sì. Prima di iniziare la trasmissione, ho visto un pezzettino piccolo, dopo un stufo di telegiornale, e parlavano di questa cometa che è ancora per qualche giorno visibile a occhio nudo. Dice, la prossima volta che lo vedremo tra 7.000 anni, no? Questi spettacoli astronomici. Ecco, voglio proprio vedere, speriamo che se qualcuno di quelli che ascoltano questa condivisione fraterna guarda la cometa, se mette un bel ti amo, ricevo il mio ti amo, il tuo ti amo Gesù mio, da questa bella cometa, da questo fenomeno astrale che tu solo sai, insomma, che ti sei inventato, e lo ricambio con il mio ti amo per me e per tutti, quindi metto il mio ti amo in quella cometa stessa e ti dico ti amo per tutti quelli che non te lo dicono, specialmente per i molti che la stanno guardando con tutti quanti gli attrezzature, insomma, i super cannocchiali, i super telescopi astronomici oppure no, e godono di questa cosa senza dire un grazie. Capite? Io, se vogliamo scherzare, insomma, Gesù con questi scritti ci denuncia un po' di essere tutti quanti cittadini della città di Cafonia, d'accordo? Cafonia è il posto dove
abitano i cafoni. Ecco. È grande cafonaggine, come penso che tutti sappiamo, ricevere dei grandissimi benefici e non dire neanche grazie. Ecco. Purtroppo il Signore è molto tollerante, molto paziente, perché tra i suoi figli, insomma, gli abitanti di Cafonia ce ne stanno non pochi, ahimè. Ecco, mi si passi, mi si perdoni, insomma, per questa, spero innocente, ecco, e passabile ironia, no? Ora però veniamo a qualche punto che può interessarci un pochino più da vicino. A un certo punto Luisa sta facendo questa cosa, Gesù la benedice, dice: guarda, proprio questo è il vero, il mio volere, portarmi tutta la creazione, nessuno deve sfuggirti, altrimenti la mia volontà troverebbe dei vuoti, no? Questo, come sappiamo, Luisa Piccarreta l'ha presa molto sul serio, quindi non è che l'ha fatto, ci passava le giornate intere a fare questi lavori, quindi lei è stata messa in condizioni, come sappiamo, insomma, di poterlo fare veramente con una certa profusione anche di tempo, oltre che di energie. E però dice: fallo dappertutto, perché non trovo vuoti che sfuggano alla mia volontà, e quindi questi vuoti lascerebbero la mia volontà nella creazione non pienamente appagata. Dice, e lui dice: però io non trovo tutti. Dice: quando questi ti amo, lo dovevo andare a portare alle generazioni umane e molti mi sfuggivano. Quindi è un'esperienza che Luisa in qualche modo fa, no? E Gesù la spiega: sai perché non trovi tutti e molti ti sfuggono? È la forza del libero arbitrio. Il libero arbitrio, questo ci fa anche comprendere, primo, che anche quando facciamo queste operazioni noi concorriamo all'afflusso, diciamo così, ad attrarre le grazie sulle anime, ma non ci sono automatismi. Un'anima che ha beneficiato degli effetti di un atto fatto nella divina volontà e riparazione anche dei mancati ricambi d'amore fatti da quell'anima, se non sarà lei ad aprirsi all'azione della grazia di Dio, si ritroverà perduta. Quindi attenzione, che questi scritti sono l'affermazione, come dire, più forte, più efficace del libero arbitrio. E questi scritti sono, a mio modestissimo sempre avviso, un grande sprone a imparare ad usarlo bene. Allora, la mia esperienza di sacerdote, quasi cinquantenne, mi aumento un po' gli anni, io insomma 50 anni, ci manca ancora un annetto, insomma, però ormai siamo vicini, mi conferma giorno dopo giorno, ora dopo ora, attimo dopo attimo, minuto come minuto, questa bella, perché è una bella verità, ma è anche una tremenda verità: la realtà è la forza, come dice Gesù, del libero arbitrio. La forza, libero arbitrio che è inviolabile. Dio non lo viola, Dio non lo sfonda, e dobbiamo piano piano imparare a farlo anche noi, ed essere consapevoli che sia il nostro libero arbitrio che sta messo male, ma sia il libero arbitrio delle persone che stanno vicine, è un punto di incontro o di scontro fondamentale. Cominciamo subito a fare un pochino di esempi molto molto concreti.
Primo esempio classico, molto diffuso, no? Famiglia. Lei va in chiesa tutte le domeniche, ci porta pure i figli. Lui in chiesa non ci va. Domanda. Cosa facciamo? Cominciamo. Decodificazione del fenomeno. Allora, la donna, il libero arbitrio lo esercita in questo modo. Esiste il terzo comandamento, l'obbligo di santificare la festa. Allora, se io credo che Dio esiste, credo che Gesù Cristo è figlio di Dio, credo che la messa è la cosa più grande che ha fatto, credo che la Chiesa ha il potere di, come di fatto fa, di determinare le modalità di santificazione del giorno del Signore, ha stabilito che la Santa Messa ne è la forma ordinaria, quindi ci vado perché voglio adempiere il terzo comandamento. Quindi c'è tutto quanto questo processo dietro la messa domenicale, anche se noi non ci rendiamo conto, però adesso qui stiamo chiaramente approfondendo così capiamo anche un pochino bene. E dentro il marito c'è, non me ne importa niente, non voglio neanche sentire nominare, non mi interessa, o la ritengo una cosa non importante, o non c'ho tempo per la religione, che ne so. Secondo noi, si può risolvere sto problema, il problema del marito che non va a messa? Sì o no? E chi lo può risolvere? E che cosa si può fare dinanzi a quel libero arbitrio che a messa non ci va? Questo è un grande problema. Cominciamo. Le care sante, per carità, io sono tanta la mia ammirazione, quindi e il mio rispetto. Le classiche, diciamo così, le sante mogli che vorrebbero tanto essere accompagnate a messa dal marito, lo mettono in croce, cominciano a dirgli dal venerdì, uè, domenica a messa, andiamo a messa insieme, poi c'è tutto quello che ti pare, però là, gli fanno la testa tanto che lo costringono ad andare a messa per forza e questo magari alla fine ce l'ha con muso lungo fino ai piedi. È una cosa fatta bene fare così, peggio ancora, no? Non ci viene, gli metto il muso, gli metto il broncio, non ci parlo, litigo, discuto. Si può fare questo qui? Dice, ma no, ma se mio marito non va a messa fa peccato mortale e io ci tengo alla salvezza della sua anima, vorrei che non lo facesse. Per carità, questi sono sentimenti santi. Ma otterremo questo a forza di prediche dalla mattina alla sera? O a forza di litigi? O a forza di pressioni continue fino ad esasperarlo? È questa la volontà di Dio? Io dico queste cose per aiutarmi e aiutarvi. Se questa fosse la volontà di Dio, scusate, ma Dio farebbe così anche lui nei nostri confronti, no? Cosa fa Dio con noi? Ci invita, ci sollecita, ci manda un gancio, no? Se lo raccogli, bene. Se non raccogli, ripassa. Perché tanto non, cioè, non serve, cioè, io vi posso dire, insomma, più sotto Gesù dice, tutto c'è in me, avendo fatto per tutti, c'è cioè il deposito di tutto e rendo al Divino Padre il dovere dell'amore di tutto. E chi vuole se ne serve per via di mezzo per salire al cielo. Vedo ancora. Chi vuole. La forza e il potere del libero arbitrio è una cosa grossa, non è una cosa piccola. È una cosa grossa e non è cosa violabile. E se non si muove, cioè il libero arbitrio deve essere mosso, appunto, con un atto di libertà, non, come dire, coartando, violentando, forzando, perché quando si fanno le cose in questo modo, a parte che Dio non le gradisce quasi per niente, ma non servono quasi a niente.
Una persona che non va a messa, per esempio, qual è il problema di fondo? Possono essere tanti, no? Sicuramente non ha interiorizzato a livello di fede la bellezza di una messa, perché chi ha interiorizzato la bellezza e l'importanza di una messa non sente un peso nell'andarvi, ma sente una gioia nell'andarvi, no? Ma così dovrebbe essere, o no? Le persone che comprendono la grandezza e l'importanza della messa non fanno nessuna fatica ad andare a messa la domenica, ma arrivano prima, arrivano per tempo, stanno attenti, partecipano, d'accordo? Se possono ci vanno anche più spesso, se possono ci vanno anche tutti i giorni, ma non è, cioè, ci vanno con gioia. Infatti è, come dire, è molto più bello andare a messa tutti i giorni piuttosto che andare a messa soltanto la domenica, che la domenica c'è il precetto, tutti i giorni non te lo obbliga nessuno, quindi è un atto che tu fai perché lo vuoi fare. Allora, come si lavora il libero arbitrio? Lo lavora il nostro Signore. E c'è un modo fondamentale, cioè, anche no. Come ci lavora noi il nostro Signore? Cosa vediamo nella Divina Volontà? Allora, il nostro Signore ci lavora in questo modo, ci ha circondato, anche se l'uomo non se ne rende conto, ma ci ha circondato di frecce e atti di amore. Dovunque uno si gira. Perché? Perché a forza di vedere tanto amore, l'uomo capisca che Dio esiste e che lo ama e non abbia nessuna difficoltà a ricambiare l'amore, anzi, andarsela a prendere l'amore stesso essenziale lì dove c'è proprio la sua origine, perché noi questa origine ce l'abbiamo, l'origine dell'amore essenziale è il cuore eucaristico di Gesù. Cioè, una persona che si fa la comunione abbraccia l'amore con la maiuscola. Abbraccia la Divina Volontà, abbraccia Dio che amore, cioè abbraccia tutto. Ora è chiaro che per arrivare a queste cose, ecco perché libero arbitrio, no? A volte dobbiamo reimparare, parlo anche per me che sono un povero parroco, alcune cose. Primo, un ottimo movente del libero arbitrio è l'amore. Torniamo a quella sposa di prima, disperata perché il marito non va a messa la domenica. Quando è che a questo marito forse gli verrà un po' di voglia di andare a messa la domenica? Quando nella sua psiche riceverà questo messaggio: ma guarda mia moglie, da quando ha stretto i rapporti con la religione, dirà probabilmente così, o è andata presso i preti, in maniera più dispregiativa, è diventata più buona, più dolce, ha un sacco di premura nei miei confronti, mi accontenta quando può, viene incontro ai miei desideri, si mette al secondo posto e calpesta i suoi voleri, i suoi desideri per fare contento a me, mi cucina sempre le cose che mi piacciono più di tutti, mi stira esattamente le camicie così come piace a me, eccetera eccetera. Adesso sto scherzando un pochino, no? Se si cominciano a mandare bombardate di questo genere, pensate che il marito a messa poi non si andrà a affacciare? Secondo me si va a affacciare. Si andrà a affacciare. Se uno lo tartassa di prediche e di strilli, anche sacrosanti, d'accordo? Ma abbiamo i figli, che educazione diamo ai figli che dovrebbero anche, se non andiamo a messa tutti e due, questi come fanno a impararlo? Per carità, io probabilmente, se fossi donna e fossi donna sposata con un marito difficile, sarei molto angustiato, cioè, perché è chiaro che è una cosa che dispiace, non è che è una cosa che non va bene.
si capisca bene quello che sto dicendo, ma dinanzi a questa cosa che cosa vogliamo? Non si può prendere un bastone se non in testa quello lì e portarlo a messa a calci, d'accordo? Non si può fare. Ecco perché Luisa si sentiva impedita, no? Io posso fare un atto nella divina volontà a beneficio di un altro, ma se quello Dio proprio non lo vuole, cioè è chiuso, lo rifiuta, sì, quell'atto, come dire, gli produrrà una grazia attuale, un richiamo, ma evidentemente fino a quando il cuore sta chiuso, quel richiamo non sarà fruttuoso, non produrrà effetti. Allora, la potenza del libero arbitrio. L'altra cosa, e poi concludiamo, stasera facciamo, dato che è estate, action brevis. Io ho fatto per tutti, allora Gesù dice, dato che trovi questo intoppo, facciamo una cosa, vieni a prendere tutti gli atti di tutti quanti gli esseri umani, da quelli che ho fatto io, lì sicuramente non ci sono problemi, così ci metti il tuo a fianco al mio, perché Gesù li ha già fatti i nostri atti di riparazione e di amore per noi. Mancano i nostri però, d'accordo? Ci vuole il ricambio, quindi qualcuno che faccia quello che non fanno gli altri, ma questo chiaramente non sostituisce. Io ho sempre questo pochino di timore anche quando faccio certi discorsi, per questo che spiego, ringrazio il Signore che questa sera ci ha messo dinanzi questa cosa, no? Attenzione, cioè ad ogni volta che nella fede si insinuano cose un po' magiche, d'accordo, oppure cammini scorciatoie non consentite, automatismi strani, no? Diffidiamo sempre, perché cioè, la vita è una cosa seria, la vita cristiana è una cosa seria, la vita nella divina volontà è una cosa molto seria. Quindi ciascuno di noi deve fare delle scelte personali proprie che non sono supplite, ecco, anche dal movimento e dai circuiti che si innescano quando altri vivono e operano nella divina volontà. Queste sono cose che producono benefici, ma non sostituiscono l'apporto personale che ciascuno deve dare all'accoglienza della salvezza. Quindi, chi vuole beneficia dei miei depositi. Pensiamo a quante volte anche nel Vangelo Gesù usa frasi del tipo: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prendi la sua croce. Chi vuole? Se qualcuno vuole essere mio discepolo, chi mi vuol servire mi segua. Se vuoi essere perfetto, va, vendi tutti i tuoi beni. E qui parliamo non solo di libero arbitrio, ma di umana volontà. Abbiamo sentito recentemente, no? Non molte domeniche fa, un paio. Domenica scorsa c'era la parabola della zizzania, domenica precedente c'era il seminatore. Il seme prodotto sulla terra buona produce dove 30, dove 60 e dove 100. Da chi dipende questa diversificazione dei frutti prodotti? Secondo noi. Perché 30, 60 e 100? Perché non danno tutti 100? Perché ricordiamo sempre che il libero arbitrio segna, come dire, l'esercizio della possibilità di scelta tra il bene e il male. L'umana volontà, attenzione, l'umana volontà non nella sua accezione negativa, quindi, ma l'umana volontà in quanto facoltà ricevuta da Dio è libera e ha il suo campo di azione proprio non nello scegliere tra il bene e il male, ma nel muoversi all'interno del bene, scegliere tra tante cose possibili. Ecco,
qui c'è un altro campo che ordinariamente noi cerchiamo non di affrontarlo, ma sempre di farlo affrontare ad altri che ci diano poi delle regole apposta per noi. Faccio subito alcuni esempi. Quanto prego ogni giorno? Quanti rosari dico? Quanto spesso vado a messa? Quante opere buone faccio? Da chi dipende questo? Dalla mia volontà. Non c'è nessun obbligo di fare 4 rosari al giorno e di farne 3. Non è prescritto sotto pena di peccato. Lo capite? Anche quando uno comincia a entrare nella divina volontà, non è soltanto è peccato o non è peccato, d'accordo? Ma si comincia a ragionare in termini di cosa è meglio e cosa è peggio, non solo peccato e non peccato. Giusto? Adesso comincio a lanciare un pochino di... facciamo un po' di provocazioni estive. Come vado al mare d'estate? Provocazione super, eh? Allora, qui deve cominciare ad esercitarsi la nostra coscienza e la nostra libera volontà, cominciano a prendere, cioè, e imparare a maturare dentro di noi le nostre personali decisioni. Quanti rosari faccio al giorno? Uno può anche, come dire, fare un discernimento. Tutti sanno, per esempio, quasi tutti, che la Madonna Medjugorje avrebbe, uso sempre il condizionale per rispetto alle decisioni che deve prendere la Chiesa, anche se per me non ci sono dubbi, ma almeno mio personale, la Madonna ha raccomandato di dire il rosario intero. Allora, dinanzi a questa cosa, vedete subito, chi ce la fa di tutto il rosario tutto il giorno? Per carità. Come opera la nostra volontà dinanzi a un'informazione di questo genere? Allora, numero uno, il rosario intero. Numero uno, non c'è soltanto Medjugorje che parla di questo, perché la Madonna ha raccomandato la recita del Santo Rosario anche a Lourdes e a Fatima. Quando si dice Santo Rosario, non si dice una corona del Rosario, ma si dice Santo Rosario. Quindi si potrebbe pensare, anche se non ci abbiamo le prove certe, che forse la Madonna anche a Lourdes e a Fatima, che sono comunque apparizioni riconosciute, alludesse al rosario intero, e che poi, forse, siccome non hanno capito bene, magari ha specificato intero. D'accordo? In ogni caso, come viene maturata una scelta? Prendo atto di questa cosa, d'accordo? E non dico subito, ma magari mi chiedo, ma mamma mia, rosario intero. Come mai è così importante recitare il rosario intero tutti i giorni? Intero, quasi un'ora. 150 Ave Maria se uno lo fa nella forma classica. 200 se lo fa nella forma giornata da San Giovanni Paolo II. Sono tante. Che faccio? Che faccio? Allora, è un processo che partirà dentro di te. Ti chiederai perché la Madonna chiede una cosa di questo genere, perché c'è un motivo, d'accordo? La Madonna Medjugorje lo spiega perché chiede una cosa così impegnativa. Perché siamo sotto tempi difficili. La Madonna Fatima non ha fatto altro, a Medjugorje non ha fatto altro in un messaggio che esternare una cosa nota, che mise in giro Leone XIII, una famosa visione che lui ebbe dopo la messa della discussione tra la voce roca e la voce dolce, chiedendo 100 anni di tempo per distruggere la Chiesa con poteri soprattutto sui suoi ministri, e concessione avuta da parte del Signore. E quindi purtroppo, stante già questa visione di Leone XIII, prima di quello che la Madonna avrebbe aggiunto a Medjugorje,
ci è capitato di essere nati nel tempo in cui Satana è scatenato. Siamo stati iellati, vogliamo dire, vogliamo fare la battuta, e facciamo la battuta, d'accordo? Allora, che significa? Se siamo nati in un tempo in cui Satana è scatenato, allora, capite che significa? No? Questo è un tempo difficile, quindi è un tempo in cui, quando uno sta in guerra, non può campare come quando sta in pace. Noi per grazia di Dio stiamo ancora in pace, stiamo adesso ancora con le ossa rotte dagli strascichi della pandemia, no? Questo abbiamo visto, in tempo di pandemia non si campa così come si campava prima, no? In tempo di guerra non si campa come in tempo di pace. Allora, in tempo di guerra si campa con regime di tempo di guerra. Allora, se in circostanze normali, cioè quando Satana non è scatenato, basta e avanza un rosario al giorno, cioè una corona di rosario al giorno, in questo tempo non basta. Non basta per cosa? Per resistere, d'accordo? Per sfuggire, per non essere risucchiati, per non essere massacrati, per non essere fagocitati da questo mare magnum di mare che si piomba addosso tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Io mi sono dato questa risposta. Quindi figuriamoci se la Madonna, che è così buona, non ci risparmierebbe, insomma, no? Un impegno del genere. Ma se lo chiede, perché lo chiede? Lo chiede, cioè, per il nostro bene. Perché in tempo di guerra bisogna essere armati fino ai denti. Non basta, cioè non può andare in giro disarmato e come se niente fosse, come se... Non è possibile, perché sarei mangiato vivo se no. Ci spieghiamo, cioè. E quello che noi facciamo, ritroviamo. Vuoi smettere di dire le parolacce? Basta che vuoi smettere di dirlo. Vuoi smettere di dire le bugie? Basta che vuoi smettere di dirle. Vuoi smettere di seguire la moda? Specialmente certe mode, ma basta che vuoi smettere. Cioè, noi dobbiamo comprendere quanto è importante, ecco perché si dice che nella divina volontà, evidentemente la nostra volontà umana deve essere, come dire, contrastata e seppellita. Ma attenzione, con volontà umana si intende la volontà umana in quanto operante in maniera difforme o distaccata da quella divina. Ma dentro la vita nella divina volontà, la volontà umana è iperesaltata, perché gli uomini non si vogliono responsabilizzare. Questo lo dico per esperienza mia pastorale. Tante volte le persone che ti parlano, ti delegano, ti chiedono, vogliono sapere da te, sacerdote, cosa devono fare. Ma io non te lo posso, non solo non te lo posso, non te lo posso, non te lo debbo e non te lo voglio dire. Io posso prospettarti dinanzi a tutta quanta una serie di possibilità, le varie alternative. Posso anche dirti, anzi questo te lo posso e te lo devo dire, cioè guarda, in questa circostanza, diciamo, al di sotto di questa soglia è peccato, dentro questa soglia stai nel licito, questo è meglio e questo è ottimo, poi sei tu che devi fare le tue scelte. Vogliamo fare un esempio? Esempio, apertura alla vita dentro una coppia. Allora, che bisogna fare? Come vivere la castità coniugale? Allora, la Chiesa nella sua maternità ci dà dei paletti, quindi ci dà una soglia al di sotto della quale si pecca, e chi scende al di sotto di quella soglia deve sapere che pecca. Chiaro? La soglia è la contraccezione. La contraccezione è intrinsecamente cattiva.
ha scritto San Paolo VI nell'Umane Vita, e non si può praticare mai. Questo non vuol dire che tutte quante le coppie cristiane debbano fare 30 figli a coppia. Non sta scritto da nessuna parte. Da nessuna parte. Perché esistono i metodi naturali, esistono i periodi di astinenza, esistono tante cose. Periodo di astinenza che non vuol dire che la coppia va in crisi. D'accordo? Periodo di astinenza vuol dire che la coppia si ama in maniera bella, si ama con l'affetto, si ama con l'amore di quando si era giovanotti, insomma, con le coccole, con le carezze, cioè, l'uomo non è soltanto, insomma, piaceri bassi, no? La parte più nobile, io penso, dell'amore, anche interpersonale, sia altro, no? Quindi. E se poi c'è una coppia, per esempio, che afferma, non che afferma, che desidera, dice: Signore mio, tu ci hai dato la vita, tu ci hai dato il matrimonio, noi ci sentiamo di metterti la nostra vita a disposizione al 100%, mandaci tutte quante le vite che vuoi, noi le accoglieremo tutte senza nessun problema, abbandonandoci alla divina provvidenza. Questo è un gesto certamente è 100, questo, d'accordo? Ma non è obbligatorio, cioè questo 100 è una cosa che è bella e che c'ha senso solo se è frutto di una maturazione della coppia. Di una scelta condivisa da entrambi, d'accordo? Quindi è vissuta con gioia e poi riconfermata. Per esempio, sarebbe una cosa molto brutta se uno dei due sta sintonizzato su queste frequenze e poi lo impone all'altro, costringendogli a fare delle cose che l'altro non vuole. Perché se uno sta sintonizzato su 100 in una coppia e l'altro sta su 30, quello che sta a 100 deve andare a 30, non deve levare la pelle costringendolo a quello che sta su 30. Spero di essere chiaro. Sapete quante persone vengono a dire: posso truccarmi, non posso truccarmi, posso mettermi questo, posso mettermi quest'altro? Ricomincio tutto quanto il discorso, dico pondera tutta quanto una serie di cose, d'accordo? Cioè, nella divina volontà si impara i nostri gesti anche a tornarci sopra, ma non a farli in maniera così. Tu che sei donna, sei sposata o non sei sposata, numero uno? Questa è la prima cosa. Perché ti trucchi? Chieditelo tu, d'accordo? Mettila davanti, perché mi trucco? Che motivazione c'è? Ditele. A chi voglio piacere? Punto interrogativo. Perché se una donna sposata usa un po' di cosmetici, l'ho trovata tante volte, perché come suo dovere, tra l'altro, vuole rendersi bella dinanzi al marito, cosa che è suo dovere fare. Gli sposi si amano, come dire, anche facendosi belli gli uno per gli altri. È una forma di amore. Cioè, per esempio, un uomo che si lascia andare e che diventa una barca, proprio obeso, e non gliene importa niente di quello che pensa la moglie, non gli vuole bene la moglie. Perché tu non diventi obeso non soltanto perché non ci devi diventare, perché vuol dire che hai fatto 100 miliardi di peccati di gola e metti a repentaglio la salute del tuo corpo, cosa che non devi fare, ma anche perché tua moglie, perché si deve vedere uno che c'ha davanti che è obeso? Scusiamoci, no? E così la moglie, San Paolo dice, si deve occupare di piacere al marito, certo. Non troppo, cioè, evidentemente capiamo, insomma, no? Entro, ma se io cerco di essere bella agli occhi di mio marito, che problema c'è? E se io lo facessi perché mi piace essere guardata da tutto e da tutti, mettiti in coscienza, in preghiera davanti a Gesù e chiediti se questa è una cosa buona. Questi sono tasti
delicati. Prima di rispondere a tante domande, dare risposte precipitose, sempre meglio con calma, non c'è fretta di rispondere alle domande, non c'è fretta. L'interiorizzazione, la maturazione dei nostri giudizi può chiedere certamente un tempo. Certo che tante cose che noi facciamo e che scegliamo di fare, noi dobbiamo farle non seguendo la moda o la massa. Anche questa è un'altra grande caratteristica della vita, della divina volontà. Io lo faccio non perché lo fanno tutti, perché se io voglio fare, scelgo, vedo che è non opportuno quello che fanno tutti, io non lo faccio. E se quello che fanno tutti è opportuno, io lo faccio, ma non perché lo fanno tutti, ma perché ho valutato e deciso davanti a Dio che è bene farlo. Io faccio la stessa cosa, ma è tutta un'altra cosa. Io mi vorrei fermare, tutto questo discorso è andato da chi vuole beneficiare. Bisogna andare a messa tutti i giorni, ma quando mai? Quanto santo vuoi diventare? Vuoi diventare tanto santo? Beh, se vuoi diventare tanto santo, vuoi diventare santo, valuta tu quanto bisogno ci avrai di stare a contatto col santo dei santi. Valuta tu. Capito? Quindi, cioè, si esce da alcune gabbie mentali, però al tempo stesso si è fortemente responsabilizzati. Fortemente responsabilizzati. Questa è una grande vita nella divina volontà. Quando questo c'è, va tutto bene. E sicuramente, anche se piano piano, si cresce. Bene amici, ci aggiorniamo alla prossima, quando Dio vorrà, speriamo presto. La mia benedizione a tutti. Una santa notte a chi ha seguito la diretta. E Ave Maria.